una scuola che introduce nel mondo del lavoro e quanto scoprono i ragazzi e i genitori chiamati a scegliere il percorso di studi da intraprendere dopo la scuola media, varcando le porte dell'Istituto Tecnico Superiore Mario Ciliberto. Gli sbocchi lavorativi sono immediati perché per ciò che concerne l'indirizzo nautico, le forze dell'ordine, le accademie militari, la marina mercantile, l'Accademia di Genova, l'università, perché non dimentichiamo che i nostri possono proseguire nei percorsi universitari, gli ITS, cioè gli istituti tecnici superiori. Le percentuali di occupabilità che noi abbiamo monitorato anche attraverso un servizio che ci dà i risultati a distanza dei nostri alunni sono veramente confortevoli, per usare un termine prudente. La nostra scuola riesce a vincere premi di letteratura, abbiamo attivato e realizzato progetti di open coesione, abbiamo ragazzi che si occupano di sport, anche sport minori, vincendo titoli mondiali, collaboriamo con la Lega Navale e il Club Velico, quindi siamo una scuola che forse più di altre rappresenta il territorio. Una scuola innovativa che ha attivato il nuovo indirizzo meccanica, meccatronica ed energia. Oggi la meccatronica investe un po' tutti gli ambiti dello scibile umano, dall'ambito militare, sulle navi, in ambito biomedico, veramente ci sono applicazioni plurime. Questi ragazzi che adesso si approcceranno a intraprendere questo nuovo percorso di studi hanno il vantaggio di essere già propensi ad approcciarsi alle tecnologie e a poter utilizzare tutte le potenzialità che queste mettono a disposizione nei diversi ambiti applicativi. Una lunga tradizione che ha formato negli anni capitani e che oggi consente di frequentare l'indirizzo aeronautico. Probabilmente a breve verremo certificati dall'ENAC, che è l'ente nazionale di aviazione civile, e questo accreditamento ENAC dà un'importanza, una rilevanza in più all'istituto, perché con questo accreditamento i nostri studenti, una volta diplomati, possono accedere direttamente ai concorsi dell'ENAC, appunto per diventare o controllori di volo oppure altre figure professionali aeronautiche. E bisogna comunque ricordare che l'aeronautica non è solo l'aeroplano. Di certo noi la vicinanza che abbiamo con l'aeroporto di Crotone può dare ai ragazzi un importante stimolo sia per diventare piloti ma anche per diventare controllori di volo oppure gestori dell'aeroporto, ma anche per esempio militari oppure piloti di elicotteri e piloti di drone. Istituto Tecnico Mario Ciliberto, esperienze sul campo per la costruzione del futuro.